Daniele al GF VIP, ho dubbi sul di Rihanna con onestimi la reazione della concorrente. Nel corso della puntata del 13 marzo del Grande Fratello VIP, spazio a un confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini. I due sono amici, ma hanno una questione irrisolta per via di Oriana Marzoli. Il primo non ha mai accettato il rapporto che la coinquilina, a cui è molto legato, ha con il modello. Quest'ultimo a sua volta, ha sempre cercato di metterla in guardia da Daniele. Alfonso Signorini ha chiamato i due ragazzi nella stanza LED e ha affrontato con loro l'argomento riguardante il rapporto con Oriana. Daniele ha spiegato di essere amico di Onestini e sicuro che lui non provi niente nei confronti della ragazza, ma di lei non può dire la stessa cosa. Inizialmente avevo più pregiudizi su Luca, ad oggi invece abbiamo legato. Sinceramente dopo averlo visto con Ivana, ho capito che il suo interesse è per lei e che con Oriana c'è solo amicizia. A lei recrimino il fatto di aver avuto comportamenti con lui che non mi sono piaciuti e continuo ad avere i miei dubbi. Non ci metto la mano sul fuoco, ma non sono geloso. Dal canto suo, Onestini ha spiegato che non è vero che non abbia parlato bene di Daniele con Oriana. Anzi, ha sempre fatto il tifo per loro e non prova alcun tipo di interesse sentimentale per lei. Se stanno bene, io sono felicissimo. Quando sento che si puntano il dito e Oriana viene da me che sta male, allora dico che le cose non vanno sempre forzate. Il rapporto che ho con lei non c'entra niente con la questione sentimentale. Io ho sempre spezzato lance a favore di Daniele. Lei ha occhi solo per lui. Anche Oriana, chiamata in causa dai due ragazzi, ha spiegato di essere sorpresa dalle parole di Daniele e ha ribadito, ancora una volta, di vedere in Onestini solo un amico. Non so perché la pensa così, all'inizio capivo che certi atteggiamenti potevano dargli fastidio. Così ho smesso. Dopo che ci siamo allontanati, mi sono riavvicinata a Luca perché mi fa divertire, come amico. Că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot slam. Spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa e betonul, underground, 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e. Și zici că stom fort la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.